Rudy Magnoli, Isacco Piubelli, quarto Alberto Filloni, quinto Luigi Guarinati, sesto Stefano Carrara, settimo Luciano Palladini, ottavo Lillo Testa, nono Luca Mascagni, decimo Dario Ferroni. Questi i primi dieci, anche se poi le premiazioni riguarderanno i primi tre assoluti. Tra poco inizieremo le premiazioni, presumibilmente alle società, stiamo attendendo l'arrivo. L'arrivo di Ivano Guidetti che rappresenterà il comune alle premiazioni. Bene, andiamo a vedere cosa sta succedendo sulla tribuna per le premiazioni. Allora, adesso chiedo, per me sta bene, se è che il problema è che vede finché non finiscono. Adesso passare, vedi, queste signore che sono un po' inferocite, no scherzo, sto scherzando, certo, no. Avete ragione, Massari, vedi, giustamente mi chiedono, io la classifica ce l'ho, se vogliamo premiare le società, vedi, non mi ascolta. Adesso provo a dirglielo in inglese. Ecco, guarda, intanto è arrivato Ivano Guidetti, che lui sarà lui a premiare, quindi possiamo
ce lo teniamo qui. Dai Ivano, oppure facciamo permissione assoluta, la società possiamo premiare tanto che ti vai a cambiare. Sì, sì, tanto facciamo magari la società. Per qualcosa, a qualcosa siamo arrivati. Bisogna fare una salita sola. Massari, io la classifica della società, cosa dici? Possiamo premiare la società? Ah, vabbè, ma i premi io non so quali sono, quindi tu mi dici, io do i premi, tu chiami, ok? Va bene, allora, deve venire qualcun altro per, deve venire anche Floriano, o ci pensi tu, ci pensi anche tu? Ti vedo bene come mercantino, Massari, a mercato del pesce saresti un... Adesso? Eh? Adesso? No, no, adesso io ci... Allora, Massari, premi tu la società, ok? Posso andare? Lo so, vedi, Pettanatti mi sta bene, ma c'è qualcuno che giustamente spinge. Vabbè, allora io ci ho provato, non prendetevela con me. Massari, c'è da lavarsi, mi chiede, c'è qualcosa, c'è il bagno, c'è... per la prima volta vince quindi il Giro delle Mura davanti a Rudy Magagnoli, che invece di vittorie ne ha già ottenute tre. Terzo un giovane del gruppo Biasin, anche il gruppo della vincitrice, Isacco Pibelli, terzo assoluto. Gara femminile, prima Stefania Disconti, seconda Chiara Damiani e terza Laura Buzzi, vincitrice l'anno scorso. Guarda, Ivano è già arrivato, Ivano Guidetti è già arrivato, quindi... L'assessore allo sport è dovuto andare via, ma Ivano Guidetti dell'ufficio sport, responsabile dell'ufficio sport del comune di Ferrara, è qui e tra poco le premiazioni, soprattutto delle società.